Amici Sport al chilometro zero, ben ritrovati, siamo con Marco Uliano, match analyst del Foiano, insomma per parlare di quella che soprattutto è quella che la sua esperienza. Intanto ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te. Questa Sport al chilometro zero e su di te viene riposta una grande responsabilità. No, infatti sono molto contento di ciò, anche a inizio stagione, grazie alla chiamata di Marco Bernacchia, sono arrivato qui, insomma, e diciamo avevo già lavorato precedentemente, certo. Tutto, e quindi è stata un'ottima esperienza, anzi mi sono trovato benissimo col gruppo di lavoro e tutto, quindi sono contento di ciò. Immagino tu devi seguire la partita, poi devi tagliare i pezzi, li devi rivedere, quante certo. Ore il lunedì, quante ore gli mamma devi? Mia, no, ma a parte il lunedì anche la domenica, già dalla domenica e tutto, e le notti sono devastanti. E a volte ti ritrovi le 3 e 4 che ancora riguardi quel pezzo di partita per trovare il dettaglio, certo. Ma tu durante la settimana hai modo di seguire gli allenamenti? Certo, noi, allora io almeno l'anno scorso diciamo venivo il mercoledì, portavo il video e poi successivamente diciamo guardavo l'allenamento e tutto, e magari si riportavano quello che si guardava, insomma tutte queste cose qui. Certo, è importante, insomma. Sì. Perché poi questo qui ti aiuta anche a ricordare e a conoscere l'avversario. Certo, anzi è stato un aiuto abbastanza fondamentale anche a inizio stagione e tutto, quindi anche sapere come un giocatore si muove, non si muove e le varie caratteristiche ha aiutato la squadra, ecco. Poi è ovvio che in campo può succedere di tutto, però sapere già alcuni movimenti o altri aiuta. Tanto ecco. Questa sera avete avuto questo primo incontro dello staff tecnico proprio conoscitivo, e questo sicuramente è il primo passo verso la normalità. Certo, assolutamente, anzi fa strapiacere ritornare qui a Foiano, al campo e tutto. Parlare anzi, di calcio. Sì, parlare di calcio, anche conoscere il nuovo mister. È stato bello e soprattutto mancava nell'aria, certo. E chi vive questo sport ne sente bisogno, ecco. Bene, ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per il tuo lavoro, nell'augurio che questo fischio di avvio arrivi davvero prima possibile. Crepi e grazie ancora, grazie mille. Ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e quindi vi invito a seguire i nostri programmi, grazie a tutti. Grazie.